allora. Prego, consigliera. Allora, fermo restando che credo che nessuno più di noi è entrato a Roma avesse ben chiara la situazione delle truffe nei piani di zona. Non credo che nessuna amministrazione... Nessuna amministrazione... Silenzio. Prego, consigliera. Nessuna amministrazione abbia fatto un lavoro teso al rispetto, ripeto, al rispetto dei prezzi massimi di cessione e di locazione nei piani di zona, arrivando anche a votare in aula delibere di revoca e di decadenza di alcune concessioni proprio perché non avevano rispettato questo prezzo massimo. Quelle erano delibere di carattere sociale, delibere di carattere sociale che consentivano a chi ne aveva diritto di godere della propria casa. Ma veniamo all'ordine del giorno. Silenzio. Numero 4. Silenzio. Veniamo all'ordine del giorno numero 4. Premetto che probabilmente per mia ignoranza il secondo punto non è molto chiaro nella formulazione, ma avremo sicuramente modo di dibatterlo in commissione, visto che continueremo a parlare delle trasformazioni nei piani dei piani di zona, proprio perché all'interno di questa delibera, e mi stupisce che i consiglieri presentino ordine del giorno su argomenti che già sono in delibera, quindi questo io devo capire che probabilmente c'è una volontà di fare qui un dibattito davanti a delle persone su dei temi che noi abbiamo già recepito sia nella delibera di indirizzo. Per favore, silenzio in aula. Che chiedo cortesemente al personale presente di iniziare a intervenire con riferimento alle persone che non consentono la prosecuzione della seduta. Allora, parlando di democrazia, io vorrei avere la possibilità quindi di fare un intervento, magari può anche non piacere o non essere nelle corde di chi è tra il pubblico, ma di fare un intervento chiarificatore quantomeno del voto che andremo a esprimere di qui a poco, perché appunto questo ordine del giorno, che è appunto il numero 4, chiede delle cose che sono già previste nella delibera, cioè noi abbiamo, c'è un punto della delibera che dice proprio di dare mandato. Cortesemente la persona che è intervenuta la invito a uscire dall'aula, invito il personale presente. Prego, invito il personale presente a far fuoriuscire la persona. Grazie. Prego. Allora, proprio perché da quanto emerso anche in commissione urbanistica, in cui è stato più volte esaminato il problema del valore venale delle aree, così come determinato dalla delibera, quindi parliamo sempre di delibere precedenti a questa amministrazione, delibera tronca, la delibera 40 del 6 maggio 2016, che ha fissato il valore venale delle aree di tutti i piani di zona, tuttavia rendendoci conto che siccome da quel calcolo potrebbero derivare, diciamo, nei calcoli che diciamo, potrebbero in qualche caso essere superiori, noi abbiamo comunque previsto, ma perché lo prevedeva già la delibera tronca, che il Dipartimento PAU, quindi abbiamo dato mandato con questa delibera al Dipartimento PAU di aggiornare le stime dei valori venali approvati con la delibera 40. Quindi se già c'è scritto in delibera, non vedo perché dobbiamo presentare un ordine del giorno che è identico a quello che è già scritto in delibera. Comunque voteremo contrario, proprio perché sono ridondanti quantomeno questi ordini del giorno. Grazie, consigliere.